È iniziato questa mattina intorno alle 10 il sopralluogo dei carabinieri della Forestale nel parco di San Bartolo a Cintoia a Firenze, dopo le segnalazioni giunte per il sospetto di polpette avvelenate destinate ai cani e che secondo gli esami dell'ASL avrebbero fatto almeno una vittima. Nell'animale è stata trovata una sostanza velenosa, la stricnina, vietata dagli anni 70. Stiamo effettuando la bonifica dell'area perché dalle segnalazioni appunto è giunto che ci sono stati degli avvelenamenti da stricnina, quindi abbiamo l'unità cinofila specifica per l'antiveleno. Si lavora su tutti i tipi di veleni, dalla stricnina al rodenticida, l'umachicida, quelli più tipici che si trovano normalmente in commercio. La stricnina ormai in Italia è vietata sia la vendita che la detenzione a partire dagli anni 70, quindi è molto difficile reperirla. È attraverso l'unità cinofila che è possibile ritrovare le sostanze velenose. Il cane, nel momento in cui trova le scobocconi, si siede e attende il conduttore che va sul posto e verifica quello che ha trovato. Nel momento della verifica e quindi del ritrovamento dell'esco del boccone, viene premiato col gioco o il morditore o la pallina, perché per loro questo è il lavoro alla fine. E poi arriva la repertazione successiva, poi il cane viene messo in sicurezza e con i colleghi si reperta il boccone e si procedono con le indagini del caso. Previsto per la prossima settimana un altro sopralluogo nel parco.